Piovono critiche sul cancelliere Sunak che ieri ha annunciato il nuovo piano di sostegno economico a lavoratori e imprese in vista della seconda ondata del coronavirus. A protestare sono soprattutto gli appartenenti ai settori più colpiti, dall'ospitality al turismo fino allo spettacolo. La ristorazione è stata particolarmente danneggiata dalle restrizioni e il taglio dell'IVA al 5% non basta alle imprese, soprattutto perché non include le bevande alcoliche, sfavorendo così tantissimi pub che sono costretti a chiudere alle 10 di sera, nel momento dunque di maggior consumo di alcolici. Le associazioni lanciano l'allarme, con circa 25.000 aziende del settore che potrebbero chiudere, licenziando circa 675.000 persone se il governo non aumenterà gli aiuti. I Nights Club invece non hanno nemmeno riaperto e con il nuovo Job Scheme sono stati addirittura esclusi dal piano di aiuti, destinati alle aziende che mantengono i lavoratori in organico ad almeno un terzo dell'orario lavorativo. Poi c'è il mondo dei freelance, soprattutto del settore dello spettacolo, anch'esso escluso dagli aiuti. Moltissimi teatri non hanno ancora riaperto perché non in grado di poter strutturalmente assolvere alle regole anti-Covid. 3 milioni di self-employed continuano ad essere lasciati fuori dal programma di aiuti, secondo gli avvocati di Blink Rotenberg. Sono molte le aziende in crisi abbandonate da Sunak e il coro delle voci che chiede misure mirate per ogni settore si fa sempre più forte in vista della seconda ondata che per la Gran Bretagna sembra essere più contagiosa di prima. Semola di alta qualità, 8 uova per chilo di farina. Questa era la ricetta delle nostre nonne, che noi ora usiamo per produrre la pasta di Camerino. Trovi anche la linea Murabi dall'alto valore proteico e basso contenuto glicemico e glutinico. Smetti di mangiare pasta e inizia a mangiare una signora pasta. Pasta di Camerino, la pasta di una volta, sulle tavole di oggi.